Buongiorno amiche di Donna Glamour. Oggi parleremo di botulino, della tossina botulinica. Cercheremo di dare qualche informazione aggiuntiva e soprattutto cercheremo di capire perché talvolta il termine botulino si accompagna a un certo qual timore. Innanzitutto una definizione: il botulino, o meglio la tossina botulinica, è una tossina prodotta da un batterio, il Clostridium botulini. L'utilizzo in medicina estetica ha costituito veramente una pietra miliare nello sviluppo di tutte quelle che sono le tecniche legate appunto al mondo dell'estetica. Perché? Perché col botulino, io dico sempre, possiamo fare delle rifiniture, dei lavori di fino quando vogliamo approcciarsi a un viso che vuole in qualche modo essere ringiovanito. Ma il botulino non nasce come utilizzo iniziale dal mondo dell'estetica. Il botulino comincia ad essere utilizzato nel campo della neurologia e nel campo dell'oculistica proprio laddove sia di grande necessità andare a correggere delle asimmetrie, delle problematiche muscolari importanti. Poi un giorno qualcuno ha pensato che il botulino avrebbe potuto essere interessante anche nel mondo dell'estetica. Perché? L'azione del botulino, o meglio l'azione che viene estrinsecata dalla tossina botulinica, è quella di andare a inibire in maniera temporanea la contrazione muscolare. Per cui se noi lo mettiamo in certi punti importanti, va in qualche modo a bloccare in maniera assolutamente transitoria e temporanea quella che è la nostra contrazione muscolare. E allora, perché può fare così tanta paura? Forse perché in qualche caso un utilizzo un pochino più massiccio ha potuto creare qualche effetto collaterale, ma noi sappiamo che un po' tutte le problematiche, un po' tutti i farmaci, un po' tutte le tecniche possono occasionalmente creare dei problemi di questo genere. In realtà, in maniera molto molto, io direi, artistica, ricordiamo che la medicina estetica è l'unica disciplina medica che abbraccia anche l'arte, quindi noi possiamo proprio andare a lavorare di fino, a lavorare in maniera artistica, chiaramente sul nostro viso, su quello che noi vogliamo in qualche modo andare a rimodellare. Quindi dicevo che il botulino utilizzato in maniera artistica può dare veramente il valore aggiuntivo. Qualche informazione in più la daremo nel prossimo video.